Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Benvenuti al nostro telegiornale. Un'edizione che questa sera si apre con il tema delle trivelle. E già, le trivelle sono due piattaforme che sarebbero in navigazione verso il mare Adriatico. Ecco la fotografia che hanno pubblicato, che hanno pubblicato gli attivisti che si sono accorti appunto di questa trivella. E allora pare che siano due queste piattaforme petrolifere che sono in viaggio, due giganteschi mostri del mare che produrranno nei prossimi mesi, proprio davanti ad Ancona, 8 nuovi pozzi e 15 chilometri di nuove tubazioni. La denuncia è stata fatta da Francesco Rubini, che è capogruppo di SEL Ancona Bene Comune, al Consiglio Comunale di Ancona, anche a nome della rete No Trivelle Marche e dal Forum dell'Acqua. E allora, Francesco Rubini è in collegamento con noi. Buonasera Rubini. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto conferma la notizia che queste due trivelle sono in navigazione verso il mare Adriatico? C'è questa conferma? Sì, guardi, i progetti erano già a conoscenza sia dei militanti ma anche nostra, perché fanno comunque parte del decreto Sblocca Italia. Le foto e le ricerche allegate testimoniano che, insomma, quello che fino a ieri era, insomma, un progetto approvato dal governo, oggi sta diventando purtroppo realtà. Ecco, perché Rubini non vi battete perché non si continui a perforare il fondale dell'Adriatico, che tra l'altro è un mare chiuso, quindi con un ecosistema già di per sé complicato? Purtroppo quello che sta avvenendo è di una gravità inaudita, perché il governo Renzi a fine estate 2014, in 448, senza alcun tipo di dibattito parlamentare, ha approvato il decreto Sblocca Italia, che sostanzialmente esautora gli enti locali di ogni potere rispetto a queste questioni e sostanzialmente acquisisce al governo centrale tutti i poteri per quanto riguarda le autorizzazioni alle estrazioni petrolifere. Quindi sostanzialmente il governo Renzi con questo decreto concede intere porzioni di territorio, in questo caso al mare Adriatico, alle grandi multinazionali petrolifere e sostanzialmente ci condanna ad un rischio perenne e ad un impatto ambientale non indifferente. Tra l'altro, leggendo il vostro comunicato stampa, o comunque il comunicato stampa degli attivisti, che tra l'altro è pubblicato anche sul nostro portale occhioalanotizia.it, ci sono tutti i dettagli ed è anche interessante da leggere. Si fa riferimento anche, ad esempio, ad un documento, si fa riferimento a due decreti. Poi in uno di questi si parla estesamente del rischio di abbassamento del suolo a causa delle estrazioni appunto dal sottosuolo. Poi qualcuno ha anche parlato del rischio, della correlazione che ci sarebbe tra queste perforazioni e i terremoti. Ecco, quanto c'è di vero secondo lei in tutto questo? Guardi, chi si occupa di queste questioni da più anni, come per esempio gli abruzzesi che da molti anni sono impegnati per combattere l'intento di fare anche dell'Abruzzo, insomma, una location per i grandi gruppi petroliferi, hanno raccolto, studiato, analizzato e documentato dati, numeri anche rispetto ad altre situazioni simili nel giro per il mondo, e entrambi i rischi sono plausibili, soprattutto quello anche relativo a un eventuale sciame sismico. Sono rischi che esistono, sono fatti accaduti in giro per il mondo e ci viene dunque da chiederci se realmente questi rischi sono considerati e se soprattutto questi rischi vengono analizzati davvero quando si rilasciano le autorizzazioni ambientali firmate e controfirmate anche dalla Regione Marche. Abbiamo invece l'impressione che in realtà si favorisca solo ed esclusivamente il profitto economico delle grandi multinazionali del petrolio e non certo la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente.
Senta Rubini, un'ultima domanda. Preparerete, si fa per dire, un comitato di accoglienza alla vostra maniera per queste due trivelle? Guardi, sicuramente dal punto di vista della mobilitazione collaboreremo anche noi come gruppo consiliare con la rete delle trivelle Zero Marche. Quanto all'attività poi istituzionale, è nostro intento cercare di portare la questione sicuramente in Consiglio Comunale e di chiedere al sindaco, alla maggioranza e anche a tutti gli altri sindaci della nostra zona di combattere davvero contro questo sistema e di non chinare per l'ennesima volta la testa di fronte a una volontà che arriva dal governo centrale senza alcuna consultazione popolare, senza alcuna considerazione delle peculiarità della nostra costa. Grazie a Francesco Rubini, capogruppo Grazie. SEL in Consiglio Comunale. Restiamo in mare per parlare però del fermo pesca biologico che è già partito da qualche giorno, vediamo il prossimo servizio e poi le VOX che abbiamo realizzato al mercato in Piazza Andrea Costa. Anche quest'anno, per 43 giorni, tutte le imbarcazioni che praticano la pesca con le reti a strascico resteranno in banchina nei porti dell'Adriatico fino al 27 settembre per il tratto tra Pesaro e Bari. Ma prima era partito il settore nord, che va da Trieste a Rimini, come da decreto ministeriale e con le stesse disposizioni da 26 anni a questa parte. Il fermo biologico, per consentire il ripopolamento dell'Adriatico, così com'è, piace poco, sia alle associazioni dei pescatori, sia agli operatori del settore che da tempo denunciano la sua inutilità. Ma questo blocco scaglionato e la suddivisione in due settori dell'Adriatico penalizza di molto la flotta fanese, che già lotta contro diverse difficoltà, leggi dragaggio del porto, e che ora vede soffiarsi i benefici del fermo dai colleghi riminesi che inizieranno a buttare le reti in mare 3 settimane prima. Quelle 3 settimane lì ci dovrebbe essere tutto il pesce nuovo che praticamente si sta riproducendo adesso, tipo triglie, pannocchie, queste cose qui, per cui probabilmente loro avranno quantitativi maggiori e potranno spuntare anche prezzi probabilmente migliori, perché tutta la parte sud adesso è ferma fino alla fine di settembre. Ecco, però comunque il pesce sui banchi lo troveremo, perché ci sono, no, altre situazioni dove approvvigionarsi. Sì, il pesce non troveremo quasi tutte le qualità, però la maggior parte le troveremo perché sta pescando la piccola pesca. Pesce azzurro lo troviamo ugualmente, pesce nostrano comunque si trova, e in più dopo ci sarà il pesce che arriva dalla Croazia, perché i croati pescano, e il solito pesce d'allevamento che si troverà nelle pescherie tipo spigole, orate, lo troviamo tutto l'anno quello. Scusi, ha preso del pesce? Le cozze. Cozze? In questo momento c'è il fermo pesca qui nella zona, lo sa? Sì, lo so. E comunque il pesce lo vedo che lo trovo ugualmente, non rinuncia a una buona mangiata di No, pesce. non rinuncio. Come lo farà? Questo qui è con gli spaghetti. Perfetto, buon appetito. Grazie. In questo momento c'è il fermo pesca, però venite Sì. comunque con fiducia ai Sì. banchi, perché comunque Ci c'è piace il scelta. pesce, sì. C'è scelta, quindi ci accontentiamo. Allora, nonostante il fermo pesca da 2 giorni, comunque vedo che il banco è pieno, quindi c'è comunque attività. Ma sì, la piccola pesca va avanti, soglia, le pannocchie piccole, sardoni, molluschi sono nostrani. Qualcosa c'è, qualcosa di importazione si può lavorare. Ha preso del pesce, ha comprato del pesce? Razza. Razza? Gamberoni. Razza e gamberoni. Sì. Come li fa? La razza con peperoni e i gamberoni con le cipolle. Apposta. C'è il fermo pesca in questo momento, comunque, però vedo che, insomma, si viene con fiducia al mercato. Sì, così sì, va bene. Sì, il pesce c'è. Lei viene comunque con fiducia al Sì, mercato a vengo con trovare. fiducia, anche perché ormai lo conosco abbastanza. Quindi, insomma, sa cosa comprare. Sì, certo. E benché molti siano informati del fermo pesca in atto in questo momento, la pescheria di Fano è gremita sia di avventori e anche di buon pesce sui banchi. Bello, bello, bel C'è un pesce. bel pesce? C'è il Beh, fermo pesca in questo momento? insomma, forse non è il nostro, ma probabilmente sarà buono. Dramma della solitudine ieri pomeriggio a Fano in via
Coronelli, dove è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento il corpo di un uomo di 43 anni, Saturno Iori, in avanzato stato di decomposizione. A insospettirsi sono stati i vicini di casa, che da qualche giorno sentivano cattivo odore provenire da una delle finestre dell'appartamento. Quando sul posto è arrivato il proprietario dell'immobile, ha notato disteso nella sala da pranzo il corpo della povera vittima e ha dato subito l'allarme. Il 43enne pare fosse già malato da tempo. Il decesso risalirebbe a una decina di giorni fa. Che fine ha fatto la caserma dei Vigili del Fuoco di Fano, quella nuova si intende? Se lo torna a chiedere oggi l'ex sindaco di Fano, Stefano Aguzzi. Torno a chiedere con una nuova interpellanza al sindaco e alla giunta se è ancora di loro interesse dotare la città di questa struttura e a che punto eventualmente sono i progetti e le iniziative per portare avanti questa cosa. Anche perché il mio sincero timore è che, essendo l'attuale struttura di Via Roma vecchia, obsoleta, non adatta a dare un servizio, ripeto, così importante, neanche sicura forse per gli stessi dipendenti che vi operano all'interno, i nostri Vigili del Fuoco, ecco, io non vorrei che con questa motivazione il servizio di Vigili del Fuoco di Fano venga magari accorpato a quello di Pesaro o a quello di un'altra realtà, così come temo possa succedere sia per l'ospedale che per l'ASET. La sexy ladra colpisce ancora, lo ha fatto poco fa in una via Cimarosa, una traversa di via Dante Alighieri, siamo nella zona mare di Sassonia a Fano. E per raccontarci un po' quello che è successo, la dinamica, ma soprattutto per mettere in guardia i nostri telespettatori, abbiamo in collegamento telefonico il figlio della vittima di questa truffa, il quale ringrazio naturalmente e chiedo subito come si sono svolti i fatti. Allora, che cosa è successo? Buonasera, praticamente mio padre andava verso casa, è stato avvicinato da questa signora sulla cinquantina e gli ha chiesto se voleva baciarlo, se voleva fare l'amore con lui. E poi si è avvicinata, ha detto che lui si è sentito sfiorare, ma non si è accorto di niente. Poi lui ha continuato la strada verso casa e questa donna è andata dalla parte opposta. Aveva un cappellino, poi mio padre ha anche una cecità parziale, quindi non ci vede neanche, ha una sorta di invalidità, quindi c'è una persona di 75 anni, è proprio stata una vigliaccheria grossa. Ecco, può dirci... E poi si è accorto dopo, quando è arrivata, cioè dopo 100 metri, che non aveva più il portafoglio. Ecco, può dirci, può darci anche una descrizione, magari so che aveva il cappellino, evidentemente anche un po' per nascondersi, ma non so se aveva un accento italiano piuttosto che straniera, se era mora, bionda, alta, bassa, queste cose gliel'ha dette suo papà? No, ma ha visto solo che era un po' grossa, non tanto magra, con un cappellino, e ha detto sulla 50-60 anni. Non deve essere giovanissimo, insomma. Bene, ecco. Bene. Grazie di questa testimonianza che naturalmente è arrivata a tutti i nostri numerosissimi telespettatori. Dunque fate attenzione perché di truffe in questi giorni d'estate se ne sentono, ma un po' tutto l'anno se ne sentono tante, da quelle dello specchietto e questa sera anche appunto della sexy ladra. Grazie al nostro telespettatore. Andiamo avanti con il nostro telegiornale adesso, andiamo a Pergola perché c'è un appuntamento importante per venerdì prossimo, perché è in programma una rievocazione storica molto suggestiva, è la serata medievale che ricorda l'arrivo in città delle spoglie di tre santi. Pergola è pronta per un suggestivo tuffo nel passato con la serata medievale, una rievocazione storica che si svolgerà venerdì 21 agosto. Un evento che sta crescendo anno dopo anno, tanto che il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo lo ha riconosciuto tra le rievocazioni più importanti. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali e i gruppi storici di Corinaldo e Gubbio, anche quest'anno la manifestazione sarà ricchissima. Uno dei momenti clou
alle ore 18 sarà la celebrazione di una santa messa al Duomo presieduta dal Vescovo Trasarti. Settima edizione della nostra serata medievale che è cresciuta ogni anno e ogni anno ci dà maggiori soddisfazioni. Una rievocazione storica che perde veramente le sue radici nella tradizione, in ciò che ci viene demandata dai nostri antenati. Due buoi di grossa stazza trainarono per scelta del Vescovo di Gubbio le spoglie dei nostri santi, quelli che sono diventati i nostri santi protettori, che erano contesi tra tre città, Cagli, Gubbio e Pergola. I buoi, non condotti da nessuno, si girarono su loro stessi, giunsero a Pergola, si inginocchiarono di fronte alla nostra cattedrale e da quel momento i Santi Secondo, Agapito e Giustina divennero i protettori della nostra città e noi gli dedichiamo l'intero venerdì 21 agosto. Non mancheranno i mercati medievali e gli spettacoli itineranti per le vie e le piazze del centro in collaborazione con gruppi storici provenienti da tutta Italia. Si parte dal mattino con la preparazione, con il clima, con il voler tornare centinaia di anni indietro nella nostra storia per scoprire gli scorci più suggestivi. Il clou della manifestazione comincia verso le ore 17 per finire a tarda notte, dico per finire il giorno successivo, il giorno 22, perché è un sano divertimento senza eccessi, ma che può far divertire davvero tutta la famiglia, dai più piccini che potranno cimentarsi e potranno conoscere l'aquila reale o giocare con i falchi, fino ad arrivare ai più grandi che potranno anche tirare con l'arco, con la balestra e potranno vivere veramente uno spaccato di vita medievale che solo per la sa proporre veramente nella cura di tutti i dettagli. E vi ricordo che questo evento di Pergola è realizzato in collaborazione esclusiva con Fano TV. Il telegiornale finisce qui tra poco, tre puntate, una dietro l'altra, di Viaggio nella nostra memoria. E tra l'altro l'occasione è per ricordarvi che lo studio fotografico del Bianco è sempre a vostra disposizione per raccogliere il vostro materiale video, quello di un tempo, quello che riaccende la nostra memoria. È tutto, arrivederci a domani.